Sapete qual è il momento migliore per togliere la muffa per l'ennesima volta? Non lo so. Ciao, sono Giuseppe l'Acchiappamuffa e non me ne sono andato ai tropici per cercare un clima migliore, ma davvero ho un problema irrisolvibile. Quest'anno è stato un clima talmente instabile che per dirimere la questione avrei bisogno di parlare con un esperto in materia, che però potrebbe... Ma, colonnello! Il colonnello Giuliaci! Ma pensa un po', eravamo... Ma tu sei dell'Acchiappamuffa? È la chiappa muffa. Ma vi rendete conto che io cercavo una soluzione al mio problema climatico e chi vado a incontrare? Colonnello, posso porgerle la domanda? Qual è il momento buono per togliere la muffa se il clima è sempre instabile? Quando arriva l'anticiclone? Quindi già sai che è meglio che arrivi un anticiclone per togliere muffa. Ti seguo, bello. Ti seguo. No, dico, io sei tu l'esperto in muffe, no? Quindi ti devo correre il tempo bello per togliere la muffa. L'anticiclone, guarda, quest'anno arriverà ma un po' deboluccio, non abbiamo scritto perché è in ritardo nella sua tabella di marcia, per cui lo vedremo, ma non avremo caldo. Forse al centro-sud il tempo prevarrà, il tempo bello, no? No, ma al nord sarà stop and go questo tempo che va e che viene. E quindi le muffe al nord credo che abbonderanno. Ma tu no. Le vai a cercare queste muffe oppure cosa fai? Per casa vai... Io le trovo così, loro trovano me. Abbiamo centinaia di papà con il pennello e il rullo in mano che aspettano tue indicazioni su quando arriva il caldo. A giugno possiamo fare qualche lavoro che arriva un po' di caldo. Al centro-sud senz'altro, al nord rimanderei a luglio, perché non vi assicuro 3 giorni di sole consecutivi. Oh mamma!